Vi presento il miglior agente sotto copertura che una legione abbia mai avuto, la signora Kate Suzuki. Quando Ubisoft mi ha chiesto di provare l'anteprima di Watch Dogs Legion, la mia memoria è volata immediatamente al trailer che hanno fatto vedere tempo fa, presentando quella meccanica del poter assoldare chiunque ti becchi per strada, qualunque civile ti passi davanti. Perfetto, vieni, stupiscimi. La sessione che ho potuto registrare, supervisionata da qualcuno di Ubisoft che ha visto tutto quello che ho fatto, è durata all'incirca 2 ore e mezza, 3. È iniziata con una piccola missione di trama, che facevo ovviamente da tutto. Sparo, sparo, bang, bang, nella miglior tradizione stealth. Finita la missione, mi si è aperta Londra. Mi ero dimenticato che Legion è ambientato a Londra. Pochissimi giochi che ho giocato sono stati ambientati a Londra, uno fra i quali quel capolavoro di The Getaway. Comunque, il gameplay è molto familiare. Se avete giocato a Watch Dogs 2, e se non l'avete fatto, ve lo consiglio perché è veramente sottovalutato, secondo me. Al netto del "guarda mamma, sono giovane e ribelle". Ma lo so, voi siete qui per la legione e per la meccanica dell'assoldare chiunque. Cammini per strada, con il cellulare analizzi chiunque ti passi davanti e quella persona ha un nome, una storia e un lavoro specifico. Ed è qui che entra in gioco la tua intelligenza. Ogni civile avrà un equipaggiamento unico in base all'occupazione che ha, quindi. In una delle missioni che ho provato, dovevo infiltrarmi in un cantiere. Quale modo miglior per farlo se non utilizzare un operaio che nel suo equipaggiamento ha i vestiti da cantiere? E se poteste fare un piccolo applauso virtuale alla notizia che vi sto per dare, cioè che sono riuscito a fare l'intera missione completamente stealth, ecco, mi fate un favore. E tra maschere di maiali con il sigaro e il dimenticarmi costantemente di essere a Londra e quindi di dover guidare a sinistra delle corsie, vedo lei, la signora Suzuki. E decido di assoldarla. Ogni volta che tu assoldi qualcuno, devi prima fare una missione personalizzata per loro. Vado a fare la missione, sblocco Kate. E da lì in poi inizio ad utilizzarla. E lei è incredibile. Le sue abilità sono che non può correre. Ma non importa niente, la città è sua. E infatti non fa in tempo a fare 100 metri che subito vede una guardia abusare del suo potere. Questo non deve capitare vicino alla sua fermata dell'autobus preferita. E combatte la dittatura nell'unico modo possibile. A ceffoni, come un Bud Spencer della periferia di Torino, lo prende a schiaffi e lo tasera direttamente nel cuore per fargli avere un arresto cardiaco immediato. Questo combattimento, che sembrava durare 20 minuti, è accaduto sotto gli occhi del supervisore di Ubisoft, come tutto quello che ho fatto. Infatti a un certo punto mi suggerisce un sottile: sai che potresti assoldare chiunque in città, vero? E io ho risposto: yes, I know. E ho continuato a giocare. E la brutalità delle forze dell'ordine non si ferma neanche davanti a una povera anziana. Infatti c'è un momento in cui Kate viene spintonata da due poliziotti. Vi chiederete cosa sarà mai successo per scatenare le ire di queste persone. Ha rubato un'auto, ha investito 20 civili. No, ho bevuto una birra un po' troppo vicino al gomito della gente. Quindi a colpi di caramelle Rossana in testa li ho fatti cadere entrambi. Tanto, se per voi le caramelle Rossana sono un po' dure per i denti, hanno fatto la crema spalmabile al sapore delle caramelle Rossana. Tra l'altro Kate era lì per una piccola missione secondaria, il delivery tipo Just Eat, con tanto di vespino e portapacchi. E dopo qualche sgumma e trick imparato dai suoi nipoti, arriva a destinazione appena in tempo. Ma per la signora Suzuki non può essere solo lavoro, 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 quindi come premio per il delivery è andata a prendersi un nuovo completo, con tanto di coppola. E vi ricordo che io, mentre facevo questo piccolo capolavoro, c'era un supervisore Ubisoft a controllare il tutto. Però abbiamo cazzeggiato. Io vorrei rispondere alla domanda: è possibile fare delle vere e proprie missioni con un personaggio come Kate? Sì, è anonima, ha un'agilità niente male.
ha l'abilità di poter diventare invisibile e questa è la maschera di quando entra in azione. Quindi è prontissima per entrare in azione e finire in ospedale. Per testarla sono andato ad assoldare qualcun altro per fare la missione per assoldare questa persona. In questo caso una spia segreta alla 007 con tanto di veicolo sparamissili. Kate arriva al punto di destinazione con la schiena dolente e le vene varicose e inizia a falciare tutti quanti con il suo taser. Non confondetevi, questo non è Mission Impossible con Tom Cruise, questo è Commando con Arnold. E molto probabilmente Arnold e Kate hanno anche la stessa età. E senza nessun problema riesce a finire la missione e ad assoldare l'agente segreto. E quindi per cambiare un po' lo utilizzo. Prima cosa che faccio è salire in macchina, sbagliare tasto e quasi distruggere un intero quartiere. Ok, non ho le prove di questa cosa qui, ma sono abbastanza convinto di aver sentito il supervisore di Ubisoft ridere. Ma invece di fare una missione, vado al Fight Club, scalo tutte le classifiche e muoio all'ultimo. Oh, Kate! Ne è valsa la pena. Tra l'altro scopro che ogni volta che un tuo agente viene messo KO, hai un periodo di tempo in cui devi lasciarlo riposare in modo che tu possa riutilizzarlo. Ma non voglio mentirvi, in realtà era tutta una scusa per poter riutilizzare Kate e andare in giro passettino passettino per le strade di Londra a regalare caramelle sul pullman. E non me ne pento.